Il campionato mondiale pizza ad hoc è una vera e propria manifestazione che rappresenta un punto di riferimento davvero imperdibile per i pizzaioli professionisti, ma anche per gli appassionati del mondo della pizza provenienti da tutto il mondo, caratterizzato da un'apposita giuria, quindi con diverse gare, ma già si sta pensando alla prossima edizione, quella del 2025, l'undicesima edizione, come ci ha raccontato ai nostri microfoni il presidente. Si sta svolgendo questa magnifica manifestazione che vede in prima fila i pizzaioli, i maestri della pizza, decimo anno del campionato. Sì, suggello un po' il mondo pizza doc, che è quello che noi abbiamo immaginato 10 anni fa con il nostro progetto, nato per caso, per gioco, da un evento di piazza nel mio paese, una Cera Superiore. Oggi è diventato un evento internazionale. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ma mi coglie sempre ringraziare tutti quelli che hanno sposato il mio sogno 10 anni fa e mi hanno accompagnato in questo bellissimo viaggio che oggi è arrivato a un punto di arrivo, ma da dopodomani è un altro punto di partenza, perché ogni traguardo è sempre un punto di partenza. Presidente, vedere tante persone confrontarsi, perché al di là della gara ci sono tanti eventi, tanti incontri, confronti, anche per mettere insieme idee diverse e far nascere poi un nuovo progetto, no? Che va a arricchire sempre di più Pizza Doc. Pizza Doc nasce proprio per questo, non è solo gara, competizione, ma è un hub, è un incubatore, è un network dove ci si può incontrare, ci si confronta con nuove aziende, con colleghi, sono opportunità. Poi alla fine c'è anche la gara e noi diciamo sempre che o si vince o si impara, non ci sono perdenti ma solo vincitori, cioè, l'importante è che ci si mette in gioco e non è detto che chi vince poi alla fine poi diventa un grande, no? Ci sono anche degli esempi come Sanremo, vince Sanremo, poi non è che diventi un grande cantante, l'importante è che ci si impegna, ci mette il cuore e alla fine sicuramente si raggiunge un risultato importante. È stata un'edizione importante che ha celebrato i primi 10 anni della kermesse dedicata al mondo della pizza e che ha visto la partecipazione di pizzaioli italiani e internazionali sfidarsi mostrando abilità e creatività. Organizzato dall'Accademia Nazionale Pizza Doc, il campionato è anche un conoscersi e confrontarsi con esperti e professionisti del settore, uniti da una vera e propria passione nell'arte bianca. Alla 10ª edizione del campionato mondiale Pizza Doc, che si è svolto a Capaccio Pestum, al Next, a nuova esposizione, ex tabacchificio, tanti sponsor, tante aziende che hanno creduto in questa manifestazione importantissima, e tra i sponsor gli amici di Pizza Doc anche Fruit Italy. Dopo il successo, possiamo dirlo, del Giffone Film Festival, un altro importantissimo evento che raccoglie pizzaioli da tutto il mondo, pronti qui a venire a Capaccio Pestum per questi 3 giorni, e Fruit Italy anche in questa occasione ha detto presente. Siamo orgogliosi di farne parte, una grande manifestazione, un grande successo anche quest'anno, alla 10ª edizione, e siamo presenti anche noi, siamo presenti perché ci teniamo a far sì che la nostra azienda insieme al mondo Pizza Doc possa progredire e fare sempre bene. A Giffoni Film Festival ci hai fatto ammirare, no? Tutte le prelibatezze del mondo della frutta, della verdura, trasformati, lavorati, magnifiche opere d'arte, possiamo dire. Qui c'è proprio l'eccellenza, quegli elementi fondamentali per fare una buona pizza, Fiore. Sì, diciamo che qui è uno stand più comunicativo rispetto al Giffoni Film Festival, quindi abbiamo portato un po' di selezione di prodotti del nostro territorio, ripeto, del nostro territorio, valorizzando quello che è il territorio dal quale noi veniamo e dal quale noi vogliamo partire per conseguire dei risultati. 3 giorni importanti al di là delle gare, ma anche di incontri, di conoscenze, di scambi di opinioni, un confrontarsi che poi crea nuove amicizie e anche nuovi rapporti. Sì, sicuramente, questo era l'intenzione con la quale siamo venuti qua, quella di intessere relazioni,
di creare nuove amicizie, nuovi rapporti di lavoro. Nella 3 giorni della 10ª edizione del campionato mondiale Pizza Doc, oltre alle gare, anche workshop di approfondimento con maestri pizzaioli, aziende, esperti del settore, giornalisti, food influencer, oltre ai docenti dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. Quando parliamo di pizza parliamo di eccellenza, di Made in Italy, e per fare una buona pizza i prodotti devono essere davvero eccellenti. Di solito in questi ultimi anni, anche grazie alla formazione, il pizzaiolo si è evoluto, no? Ha capito che oltre all'impasto, oltre a un buon impasto, ci vuole anche degli ottimi ingredienti, ma bisogna anche saperli utilizzare, saperli scegliere, il giusto equilibrio. E oggi il pizzaiolo non è, come si dice una volta, un mestiere semplice, ma è una professione, quindi bisogna studiare, formarsi. E grazie anche alle aziende che hanno investito su questo, oggi i pizzaioli sono dei professionisti e noi come clienti mangiamo un'ottima pizza grazie ai pizzaioli che sono formati continuamente. Presidente, è importante anche in eventi come questi avere tanti amici, no? Che supportano le iniziative, amici che poi forniscono gli elementi necessari per fare una buona pizza. Io amo sempre definire le aziende che supportano questi eventi, perché poi dobbiamo sempre ricordare che questi eventi si mantengono e sostengono grazie alle aziende che investono in questo progetto. Io li definisco non sponsor ma partner, che è una differenza molto sottile, ma lo sponsor è chi ti dà i soldi, il partner è chi investe nel progetto, no? Cresce insieme a te. Io definisco tutte queste aziende dei miei partner. Ci sono tante aziende che stanno dalla prima ora e tante aziende che stanno iniziando questo viaggio insieme a noi, quindi li definisco partner oltre che amici. Da 3 generazioni nel mondo del commercio di frutta e verdura, Fruit Italy coltiva il profondo legame con la terra e i suoi frutti. Un pezzo di Irpinia oggi anche qui. Ci sono tanti pizzaioli, ci sono anche aziende come Fruit dell'amico Fiore che hanno sposato questo progetto, e tanti pizzaioli anche dell'Irpinia, ma non solo, perché è un evento che ha raccolto concorrenti da tutta Italia e da 31 nazioni, quindi parliamo di un evento mondiale e internazionale. L'ultima domanda, si sta per concludere la 10ª edizione, già stiamo pensando alla prossima. L'ho detto prima, cioè, il problema mio di fondo è che già sto pensando alla prossima edizione per il semplice motivo, perché la difficoltà non è arrivare ma restare. Oggi noi abbiamo il compito non solo di confermare i numeri di quest'anno ma migliorarli, perché quando abitui a un certo livello, a un certo standard, chi ti segue non puoi più tornare indietro, no? È come una squadra di calcio, una volta che hai vinto lo scudetto il secondo posto non puoi più fare, quindi. Grande soddisfazione per i fratelli Calindo che anno dopo anno con tanta passione e impegno portano avanti la tradizione familiare, puntando sempre su qualità, freschezza e professionalità. Siamo sempre in prima persona, non cerchiamo di delegare quando c'è bisogno di essere presenti. Io rappresento i miei 2 fratelli, Raffaele e Michele, e ne vado orgoglioso. Loro sono i miei 2 braccia, le mie 2 braccia, altrimenti senza non se ne potrebbe fare. E col nostro spirito di famiglia prima di tutto e poi spirito del lavoro cerchiamo di fare tante cose belle da poter portare nella nostra azienda, per valorizzare la nostra azienda, valorizzare quelli che sono i nostri dipendenti, perché se oggi siamo qui il risultato è parte integrante di tutto il gruppo di lavoro, non di me che sono, diciamo, la loro rappresentazione, ma di tutto un gruppo. E ci tengo a dirlo e a precisarlo, perché oggi se esiste Fruit Italy è grazie al lavoro di tutti quanti. I tuoi fratelli, i tuoi collaboratori sono in azienda, a te spetta stare qua, ma che cosa significa per voi questa crescita, no? Oggi essere qui a Pizza Doc, questo evento così importante, poi c'è stato il Giffoni Film Festival, ma tanti altri eventi. Che cosa significa per voi la presenza, essere partner di eventi di questo calibro? Entrare in relazione con altre persone penso che sia la cosa più bella, tralasciando sia il lavoro che le altre cose. Poi ovviamente qui siamo nella fattispecie lavorativa, dove noi portiamo i nostri prodotti, le nostre conoscenze, le mettiamo a disposizione del mondo pizzadoc, dei pizzaioli,
i nostri prodotti sulle loro pizze, e la soddisfazione più grande è quando la nostra materia prima viene trasformata da loro, e la realizzazione, il coronamento anche del lavoro, del tanto lavoro e del duro lavoro che facciamo tutti i giorni.